l'uria, che ricopre la buccia del frutto, è una protezione contro gli agenti esterni. Dimmi, cara. Anche le noci di cocco hanno la stessa peluria, vero? Brava Fiorella! Signorina? Sì? Anche le palle di Natale intorno hanno la peluria. Ma, Pierino, che sciocchezze dici? Quando mai si sono viste le palle di Natale ricoperte dalla peluria? Natale? Tira giù i pantaloni, fagli vede! Non faccio più! A proposito de palle! Biglie, sono due biglie d'acciaio. E me quelle sono le palle di Superman. Pierino? Sì? Io studio. Tu studi, egli studia. Che tempo è? Che tempo perso! Bene, dimmi una parola con tante O. Una parola con tante O, eh? Go! Dove si trova la Macedonia? Dentro al frigorifero. In quale battaglia morì l'ammiraglio Nelson? Sicuramente nell'ultima. Dimmi il nome di un eroe mitologico, metà uomo e metà animale. Buffalo Bill! Eccomi qua, sono stata all'istituto di bellezza. Che hai trovato chiuso? Che c'è, piccolino? Non ha mai visto una donna? Come te? Certo, come me. Mai, manca il circo. Ma ancora non sei entrato in classe? Ma che, era pieno di gente. E tu come ti chiami? Chiappa Antonio. E tu? Chiappa Claudio. E tu in mezzo? È uno che sta in mezzo a due chiappe, come vuole che si chiama? Avevamo detto che mi avreste portato un oggetto che vi ricorda una canzone. Io, signorina. E questa cosa vuole dire? Ciliegi rosa. Bravo, Giacomino, vai pure a posto. E questo cosa vuol significare? Maledetta primavera. Signorina, ho anch'io un oggettino che suggerisce una canzone. Ma, Pierino, con una sega, quale canzone vuoi suggerire? Solitudine. Oh, hai letto qua? Dice che in Svezia danno 50.000 lire all'uomini che vanno con le donne. E beh, uno ci potrebbe pure campare. Sì, ma te che ce l'hai con 100.000 lire l'anno? Buongiorno. 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 Ah, ragazzino, di la verità, ti è scappata, eh? È per forza. Mica puzzo sempre così. Buongiorno a tutti. E tu faccia da culo, fammi un cappuccino. No, Pieri, tu così al barista non lo devi di più, eh? Vabbè, giusto perché lei... Quando ha finito da fare il clistere, mi fai un cappuccino? E domani esigo che tu venga a scuola accompagnato da tuo padre. Non è possibile. Perché? È perché mio padre sta carcerato. Beh, allora fatti accompagnare da tua madre. Sì, magari. Quando la vedo quella? A notte batte, il giorno dorme. E non hai nessun altro in famiglia? Beh, sì, ci avrei un fratello all'università, è un fenomeno. Ah, meno male. E che cosa fa tuo fratello all'università? Niente, sta in un barattolo sotto spirito. È nato con quattro palle. Dovevate portare un oggetto che rappresentasse una città, con un po' di fantasia. Questa è Venezia, naturalmente. Sì. E l'ombrellino? Venezia d'inverno. Ah, carino. Signorina? Sì? La tua Eiffel, i fiori? Questa è Parigi a primavera. Signorina! Brava! Stai zitto tu! Brava! Signorina! Oh, l'America! Brava Filippetti! Signorina! Signorina! Che c'è, Pierino? Ce l'ho pure io una città con oggettino caratteristico. Fammelo vedere! Che, l'oggettino o la città? La città, Pierino, la città! Da. Eccola qua! Che cos'è? Questo? Chicago di notte. Senti, ma tu l'hai già letto il libro? Sì, e mi è piaciuto molto. Ah, anche a me sì. Senti, ma quello è il protagonista principale, quello? Ah, non lo trovi bello? Oh, molto affascinante. È cominciato da molto, mi scusi? Da mezz'ora. No, pensa che hai già cominciato da mezz'ora. Mi scusi, signora, io al cinema sono venuto per divertirmi. E allora? E allora, o se leva il cappello, o se leva le mutande. Impertinente! Andiamocene via, su. Andiamo.
S'annoia, eh? Mi sa che il film non gli piace. Strano, il romanzo ha letto due volte. Oh, ma che state a fare? A Pieri, stiamo a fare la gara a chi ce l'ha più grosso. Sì, levatevi. Levi da ciccio. Mo ve faccio vedere io. Ah, Pieri, non esagerà. Non ci fa ride, Pieri. A me mi sa che ci vuole una lente di ingrandimento. Dai, dai. Ecco. Tanto per cominciare, questa è una piattola. Sì? Scusa, si può avere un po' di frutta? Certo, che frutto vuole? È frutta di stagione, fresca. Per me cacchi. E cacchi anche per me. Ah. E per i ragazzini un par di scureggette vanno bene. Porto in paradiso, bello mio, vedrai. E ti ci porto col 69. Scusi signora, noi due l'abbiamo resistite, ma l'altra 67 non lo so mica se gliela facciamo. È vero Didi? Andiamo a... dai, eh. Oh, a cambio, t'ha detto male con qua la palla, eh? Sì, perché a tuo padre con due gli ha detto bene. Ma che è sta Dio? David, mi ha mozzicato proprio qui! Tu ti ha mozzicato? E sul caso! Sul caso? Mi avveleno tutto, me maro! Ma che me la croce rossa, i dottori, i pompieri! Ma qualche cosa! Vabbè, Dori! Vecchità, Dori! Pronto? Sì, chi è? Pronto, dottor, sono Pierino! Ah, dimmi, Pierino. Senta, un mio amico è stato mozzicato da una vipera! Che devo fare? Devi incidere la ferita e devi succhiare. Succhiare lungamente. Ah, devo succhiare? Certo. Grazie, dottor! Ecco. Ma che c'è messo così tanto? Che ha detto il dottore? Ha detto che devi morire. Stai attento, Luigino. Hai perso la paletta. Che cosa è stato, mammina? Niente. È stato il cannone che annuncia a mezzogiorno, tesoro. Ma signora, allora deve regolare il culo perché gli va un quarto d'ora indietro. Vorrei due viti. Due viti? Sì. Le viti che la signora vanno a peso. Come faccio a calcolare due viti? A minimo saranno 20 grammi, 17 viti. Va bene, allora se non se ne può proprio fare a meno mi dia 17 viti, ma faccia presto perché ho fretta! Maschi e femmine? Che significa maschi e femmine? Non sa che le viti vanno appaiate? 17 maschi, 17 femmine, no? Va bene, d'accordo, mi dia 17 viti, 17 maschi e 17 vite femmine, ma faccia presto perché ho molta fretta! Lunghezza? Eh? Quanto lunghe? Tanto così, ecco! Senta, io devo essere preciso, eh? In questo mestiere io sono pignolo. Faccia 3 centimetri, va bene? La scanalatura a taglio o a croce? La scanalatura la voglio a taglio. Oh, possiamo dargliela di ferro o di acciaio? Faccia lei. Di ferro? Sì. Senta. Che vuole? Di che calibro? Ma basta! Buonasera. Ecco qua. Questa è la tazza del cesso. E il culo ho fatto vedere ieri sera. Mamma, vuota sto rotolo di carta igienica. Ah! Che vai al giardino zoologico? Cine! E a quale gabbia te fa mete? E vattene, Gine! Come sei diventato cattivo! A pensare che te lo portai nocciolino! Non devi fumare. Non lo sai che alla tua età è un veleno? Alla mia età? Questo è niente. Pensi che all'età di 7 anni già possedevo la prima donna. Ma dico io, ma che gusto ci potevi provare a quell'età? Ah beh, questo non me lo ricordo. Perché ero ubriaco fradicio. Via! Dei clienti. Sì, allora, le scureggie sono dei tre tipi. Dunque, la prima è quella silenziosa, è la più terribile. Se uno gli sta vicino può pure morire. E si chiama Alfonso. La seconda è quella squacquera. E quella è la più pericolosa però. Perché non si sa mai se è una scureggia o te sei cagato sotto. E si chiama Pasquale. La terza invece è quella che ti dà più soddisfazione. È quella che tanto per capisse fai quando hai mangiato pasta e fagioli. Quella si chiama Roberto Bracco. Basta! E non credo, sono finite. Anzi, no. Pierino, chi ti ha insegnato l'educazione? Nessuno, signorina, lo giuro. Tuo padre lo porta il cappello? Sì. Allora qual è la prima cosa che fa appena arriva a casa? Va a pisciare, signorina.
Dottore! Io ci avrei un problemino. Cioè? Ho il pisello come un bambino di 3 anni. Ah, così? No, così. Oh. Oh. Ma che te lo sgrulli? E mo sgrullo sì. Ma guarda un po', io me lo strizzavo. Oh, finché te lo strizzi va bene, ma non ci fa mai la treccia, eh. Oh, ma ho piantato sta lagna. Ma che lagna, questo è Beethoven. Che tempi sono? No, Beethoven, è musica classica. Si vede che non te ne intendi. E perché te? Certo, in famiglia siamo tutti appassionati. Pensa, ho un fratello che da 5 anni suona al conservatorio. Ammazzo! Sono 5 anni che sono, ancora mi hanno aperto! L'ultima novità dall'Africa. Carne di elefante in scatola. La delicatezza delle delicatezze. Questa è la proboscide. Questo è lo zampone. E questo è il fragoscio. Che gli do? Non so, faccia lei. Gli do la proboscide? Senta! Chi è? Io poco fa ho comprato una scatola di carne di elefante. Ah, gli è piaciuta? Glielo dica la signorina quanto è buona, glielo dica! Buono un corno, l'ho trovata vuota, guardi! Come vuota? E mi dispiace, signore, lei è stato sfortunato. E perché? E perché gli è capitato proprio al bucio... Che costa? Questa costa 200.000. No, che sarebbe qualcosa di meglio. Ah, sì! Ci sarebbe questa che è di pelle di coccodrillo di prima qualità. Oh. Ecco che costa. E questa costa 700.000 lire. Beh, certo è asbea. Ma vede, mi vorrei qualcosa di speciale. Anche se costa un pochetto di più. Ho proprio qualcosa che fa per lei. Ah, beh, no. Vado. Ecco qua. E sta qua quanto costa? Questa costa 2 milioni. 2 milioni? Eh no! Mi dica, di così la sei fatta? E la sei fatta di pelle di casso! Basta fargli una carezza che diventa una valigia! Ah, ah. No, no, eh! No, no, non va bene neanche questo. Vorrei qualcosa sul rosa antico. Eccola, moglie da rosa antico. Eh? Come punto di rosa non è male. Però... non è abbastanza antico. Senta, io ci ho ripensato. Vorrei qualcosa sul verde mare. Ah, eccola, moglie da pure il verde mare. Bene. Ecco il verde mare. Ah, beh, questa andrebbe quasi bene. Meno male. Ma non mi convince. No. Senta, che? Lei ha qualcosa sul pisello? No, signora, sul pisello non c'ho niente. Ma sotto c'ho 2 palle così! Allora, ragazzi, ora il dottor Paoletti farà una lezione sul comportamento umano di fronte al pericolo. Allora, ragazzi, vi siete mai trovati di fronte a un pericolo? A questo proposito, vi racconterò un fatto che mi è successo durante un viaggio in Africa. Dunque, tornavo da una battuta di caccia quando in una radura della foresta mi sono trovato faccia a faccia con un leone. Polimortè! Io ero rimasto con una sola cartuccia nel mio fucile. Miro con calma, ma proprio mentre sto per sparare, arriva da destra un altro leone. Riesco a metterli tutti e 2 sotto tiro, ma un terribile ruggito mi fa gelare il sangue. Un terzo leone, enorme, ma piano piano, con la dovuta calma, sono riuscito a metterli tutti e 3 sotto tiro. E... boom! Li ho fatti secchi con un sol colpo. Tutti e 3. Ma dottor, gli posso dire una cosa? Ma certo. Ma vaffanculo, va!